era programmata un'attività di missione che in questi anni è stata rallentata dall'emergenza pandemica, per cui appena si è potuto tornare a programmare, abbiamo deciso di venire qui a Salerno a marzo, anche perché il territorio campano e segnatamente quello salernitano, insomma, non sono territori minimamente interessati alla presenza della criminalità organizzata. Che idea ha del tipo di criminalità che può interessare il territorio salernitano in base alle vicende che l'hanno interessato? Beh, innanzitutto c'è stata rappresentata una situazione di grande eterogeneità fra sodalizi criminali che perennemente, come pulviscolo, si dissociano e si riassociano aggregandosi in forme sempre diverse, che rappresentano pertanto una sfida in più per gli inquirenti e per la polizia giudiziaria al fine di individuare i sodalizi e gli interessi che muovono appunto i sodalizi a costituirsi e poi a dissolversi. E poi qui voi avete interessi relativi al turismo, relativi all'agricoltura, relativi anche alle attività manifatturiere e di trasformazione industriale, per cui non siete un territorio impoverito e dunque già ridotto all'osso da cui la criminalità organizzata può prendere poco. Per non parlare poi dell'enorme traffico di sostanze stupefacenti che grava anche sul porto di Salerno, perché e qui ci è stato ricordato che sono stati sequestrati anche 14 tonnellate, sono state sequestrate 14 tonnellate di anfetamine e tante altre sostanze appunto che inducono tossicodipendenza vengono puntualmente, diciamo così, a transitare presso i porti di questa parte del Tirreno meridionale, per C'è cui preoccupazione anche per il traffico di rifiuti qui al porto, sono ancora in attesa ma questa 213 container. è una vicenda ormai celebre di cui mi sono interessato con particolare attenzione, anche perché fa male sapere che ciò che noi reputiamo assolutamente inaccettabile, sempre noi lo si mandi ad altri, come se questi altri non avessero gli stessi diritti che abbiamo noi. Poi questi rifiuti sono tornati di recente qui in Campania, ma adesso bisogna capire per quali strane, diciamo così, congiunture sia stato possibile farli partire. E di conseguenza chi di dovere e gli enti che hanno rilasciato le autorizzazioni dovranno spiegare perché mai a SUS si siano trovati questi quasi 300 contenitori pieni di materiali che adesso sono tornati, generando problemi in quei territori che adesso dovranno riceverli. Il direttore della DIA ha detto che la mafia non è morta, si sta infiltrando nel tessuto economico qui in provincia di Salerno. Lei è d'accordo? Io credo che le organizzazioni mafiose si siano abbondantemente infiltrate e credo che si possano avere anche sorprese su versanti che riguardano le infiltrazioni della stessa criminalità organizzata all'interno della struttura politica amministrativa. Perché se c'è il 416 bis, molto spesso questo reato si accompagna anche al 416 ter, che è il voto di scambio politico-mafioso. Beh, mi sembra che in una recente operazione un consigliere regionale, molto prossimo, questo dicono le cronache, al presidente della regione, il presidente De Luca, sia stato attinto. Io spero sempre che tutto si chiarisca senza che emergano fattispecie penalmente rilevanti, ma se le ipotesi accusatorie per cui ci sono stati provvedimenti dovessero essere confermate in giudizio, il quadro sarebbe particolarmente allarmante.